L'associazione siracusana Astrea decide di fabbricarle per conto proprio. Parliamo delle mascherine protettive anticontagio, introvabili in questo periodo di emergenza da Covid-19 e a volte vendute a prezzi esorbitanti. L'iniziativa nasce per aiutare le famiglie retusee a contrastare il contagio da coronavirus. L'associazione Astrea, con la presidente Rossana La Monica, si è messa al lavoro per realizzare le mascherine. Numerose volontarie che, armate di buona volontà, macchina da cucire, stoffa e carta da forno, stanno cucendo centinaia di mascherine utili in questo momento di bisogno. Le mascherine saranno in cotone, si potranno lavare e stirare per garantire maggiore igiene. Avranno un'apertura da cui si potrà cambiare all'esigenza la carta da forno idrorepellente. Infatti è stato dimostrato che non consente al virus di invadere le vie respiratorie di chi le indossa. Naturalmente le mascherine saranno donate. In questo momento di difficoltà dovuto al coronavirus, noi dell'associazione Astrea ci siamo detti cosa poter fare per aiutare in questa situazione difficile. E data appunto la difficoltà a reperire le mascherine, stiamo avviando un progetto, la mascherina dal cuore, che vede impegnate tante volontarie alla realizzazione di mascherine di cotone. Di cotone e di svariati colori, con all'interno, quello che è molto importante, una tasca dove poter inserire un foglio di carta forno. La carta forno è un idrorepellente e quindi farà da barriera alle goccioline.